Cari amici, bentrovati e soprattutto un saluto a tutti voi da Sanremo. Come vedete alle mie spalle ho il famoso Teatro Ariston. Sanremo, località meravigliosa che ormai frequento da svariati anni, per qualche giorno di ferie come sempre in questo periodo. Questo breve video è per condividere con voi il nuovo sistema di allarme IT Alert adottato dalla Protezione Civile, apprezzato da molti e criticato da tanti altri, ma cerchiamo di fare chiarezza per comprendere veramente se può essere utile e in quali casi, soprattutto cosa prevede e in quali casi viene attivato. Ora però mi sposto da qui perché c'è un po' di confusione, quindi cambiamo location. Prima però, se non lo avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale. Il 40% di voi che guardate i miei video non siete iscritti al canale. Questo è molto utile perché è gratuito e mi dimostrerà il vostro apprezzamento per i contenuti che sto continuando a divulgare. La confusione e le polemiche che gravitano attorno al nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, parliamo del IT Alert, sono notevoli tra i pro e tra i contro. In queste giornate di prova e di allerta sotto forma di prova, da una parte sono molti post che invitano a collaborare per rendere funzionale questo sistema di alert, dall'altra c'è chi addirittura sta pubblicando l'invito di mantenere spenti i device, i smartphone nelle ore prestabilite per questa prova. E prima d'ora questa attività di T-Alert è stata effettuata dalla Toscana, dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla Calabria. E invece per chi guarderà il video durante le prime ore della pubblicazione è proprio oggi la giornata in cui anche l'Emilia-Romagna sperimenterà questa funzionalità. Il tutto poi sarà destinato a diventare operativo nel 2024 su tutto il territorio nazionale. Quali sono i casi specifici nel quale si sarà attivata questa funzionalità di alert? Sono 6 i casi particolari, mi sono preso gli appunti. Il primo è nel caso di maremoto, non il primo in ordine di chiaramente emergenza. Quindi parliamo del maremoto causato e generato da un terremoto, poi parliamo di un collasso di una grande diga, un'attività vulcanica in particolare per il Vesuvio, per i Campi Flegrei, per Vulcano e Stromboli. Ed ancora, questo è decisamente più allarmante ed è probabilmente la motivazione sulla quale si fonda una parte di polemica o complottisti che vanno ad analizzare le motivazioni principali. Si parla di emergenze radiologiche, incidenti nucleari, e quindi ecco che questa è, diciamo, la funzionalità più allertante, più allarmante sulla quale vengono costruite tante ipotesi, diciamo, abbastanza complottistiche o realistiche, perché a questo punto non sta a me dire quale delle due è la più accreditata. Ed ancora l'ultima funzione è quella degli incidenti rilevanti in stabilimenti industriali. Allora, diciamo che questa è un'applicazione che evidentemente è destinata ad essere attivata in buona parte delle regioni anche europee, degli stati europei ovviamente. Io ieri parlavo con un mio amico italiano che è docente in una università inglese e mi diceva che in Inghilterra questo tipo di app è già stata attivata da un po' di tempo, ma così come i nostri device, i nostri smartphone, se voi andate a vedere nelle impostazioni troverete appunto la possibilità anche di disattivare le notifiche nel merito degli alert pubblici, presente già da molti anni. Quindi in realtà è un po' di tempo che ovviamente il tutto è in analisi, il tutto è in progettazione, ed ecco che questo mi fa pensare che non ci sia nessun complotto o nessuna ipotesi o timore di
in qualche modo conflitto nucleare, perché queste sono le motivazioni che poi spesso e volentieri in questo periodo troviamo in rete. Ho letto di tutto e di più, però in realtà devo dire che il tutto è in preparazione già da molti anni. Certo, dobbiamo tenere in considerazione e analizzare quanto potrà essere utile e come potrà essere coordinata l'emergenza assieme all'intervento sul territorio della protezione civile, non solo, ma anche degli addetti ai lavori, perché in taluni casi non vorrei che la cura sia peggiore del male. Porto un esempio: è ovvio che nell'ipotesi di maremoto generato da un terremoto, il terremoto che può generare un maremoto importante nel nostro mar Mediterraneo che è chiuso, mi fa pensare che evidentemente la catastrofe principale sia quella del terremoto, che certo non è preallertabile in quanto non si può determinare e non si può preallertare prima che questo avvenga. Il maremoto sì, ed ecco che sicuramente può essere utile. Collasso di una grande diga, sicuramente questo lo ritengo estremamente raro. Per fortuna oggi i controlli, le analisi sulle strutture portanti e la programmazione tale per il quale ritengo molto molto difficile che possa ripetersi una tragedia come quella del Vajont, per portare un triste esempio, però oggettivamente può essere una delle motivazioni per la quale ritengo che sia in questo caso raro indispensabile una preallerta nei territori che potrebbero essere interessati da una condizione come questa. L'attività vulcanica, ecco, in questo caso non commento, anche perché comunque il tutto è monitorato da molto tempo con analisi e verifiche sul territorio, da strumentazioni tali per le quali credo che possa essere abbastanza prevedibile l'eruzione di un vulcano, va bene? E quindi come tale, seppur raro, credo che anche in questo caso questa applicazione possa essere sicuramente utile. Ovviamente salto il penultimo punto perché ne parlo tra poco: gli incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, in quanto incidente non è prevedibile, seppur oggi i sistemi di controllo e di prevenzione sul lavoro sono maggiori, non sono così fiorenti da noi in Italia. Purtroppo gli incidenti sul lavoro lasciano ancora aperta una statistica abbastanza triste, però sicuramente in quanto incidente a livello industriale in diciamo stabilimenti rilevanti come tale potrebbe sempre verificarsi, ed ecco che la nube tossica, nell'ipotesi in cui ci sia un incidente rilevante in uno stabilimento industriale, può essere certamente gestita da un'applicazione come questa. L'emergenza, l'incidente nucleare o l'emergenza radiologica è qualcosa che mi lascia molto perplesso, anche perché se dovesse verificarsi una situazione come quella di Chernobyl, è evidente che vi è tutto il tempo per i territori più lontani di poter eventualmente analizzare se un determinato territorio può essere sottoposto alle radiazioni in base alle perturbazioni e alle direzioni dei venti. Dovesse verificarsi un incidente nucleare in una delle centrali nucleari alle porte del confine italiano, e ne abbiamo tante, ne abbiamo svariate come sappiamo, mi viene da pensare che i territori immediatamente circostanti a poco potrà servire l'atta. Concludo questo video cercando di chiedere a voi come la pensate, senza analisi complottistiche, ma nell'ipotesi in cui si verifichi una di queste condizioni per la quale l'app può creare sicuramente un'allerta immediata e diretta. Mi viene da pensare che è sul territorio la gestione della protezione civile, la gestione delle forze dell'ordine, la gestione di chi è in questo caso necessariamente preposto a coordinare le condizioni, le fasi di emergenza, possa essere tardiva rispetto all'app. L'app viene creata appositamente per lanciare un messaggio immediato, non è sostitutiva dei canali di informazione, è integrativa. E quindi come tale vuol dire immediatamente ti avverto che c'è questa condizione di pericolo. Questo significa lasciare in qualche modo forse anche
alla gestione autonoma di chi riceve questa allerta e di questo messaggio la gestione propria e della propria famiglia. E questo non può essere invece un problema. Non si corre il rischio che in questo caso il metodo di allerta possa in taluni casi avere degli effetti collaterali peggiori o quantomeno comparati al motivo stesso dell'allerta. Mi immagino a cosa può capitare in un quartiere popolato di una città che dovesse ricevere, o l'intera città o l'intero territorio, un'allerta che possa in qualche modo evidenziare uno di questi sei punti specifici. Ecco, cosa può succedere nelle parti più popolose della città? Quali sono le condizioni per le quali le persone vengono allertate immediatamente e con quale reazione? Quale sarà la reazione di decine, di migliaia di persone allertate? Non si corre il rischio di trovarsi in gorghi, strade intasate, impossibilità di riuscire a spostarsi proprio perché tutti simultaneamente vengono allertati di un pericolo imminente. Mi piacerebbe sapere qual è il vostro parere nel merito, perché ecco che in questo caso credo che questa applicazione sia importante, mai venga usata, ma deve essere coordinata con una immediatezza particolare, perché l'immediatezza non va di comune accordo con la presenza sul territorio delle forze preposte al controllo, protezione civile, eccetera. Non sarebbe più immediata e quindi a quel punto verrebbe meno la motivazione stessa dell'app. L'immediatezza significa ti avverto subito che sei in un territorio che sta per essere colpito da un cataclisma, da questa condizione, da un maremoto. Sta arrivando la nube tossica, sta arrivando una nube radioattiva. Questi sono gli esempi. Bene, ti avverto immediatamente, ma e quindi tu sei autonomo. Tu che ricevi questa notifica, prendi armi, bagagli, famiglia, valigie, ti metti in macchina e cerchi di allontanarti. Ma come te questa cosa sarà fatta da altre decine, centinaia, migliaia di persone. Quali sono i risvolti positivi e quali sono i risvolti negativi? Voglio chiederlo a voi, datemi la vostra indicazione, il vostro parere, sono curioso. Non voglio neppure toccare la parte complottistica di un'app che possa prevedere un eventuale conflitto nucleare, perché in questo caso non ci sarebbe né vittoriosi né sconfitti e quindi non voglio neppure immaginare uno scenario di questa natura. Non è per questo che nasce quest'app e quindi i complottisti hanno poca possibilità in questo caso di coordinare, di abbinare la logica di quest'app con la possibilità di un conflitto nucleare. Ben lontana questa app da questa condizione. Detto ciò, voglio conoscere il vostro parere, scrivetemelo sotto nei vostri commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella e per il momento da questa spiaggia meravigliosa di Sanremo vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo imminente video. Per il momento da Diego Santi è tutto, al prossimo video.